Ciao, allora per chi mi segue su Facebook e per chi ancora non mi segue su Facebook vi metto il link qui, ho praticamente fatto un album con delle foto con del materiale creativo che ho messo in vendita perché non lo uso, ne ho tantissimo e quindi per smaltire un pochino. Allora avevo intenzione di fare una serie di video, magari divisi per tema. Così non si fanno molto lunghi, con le cose che ho messo in vendita. Oltre alle foto, siccome non mi vengano granché con la macchina fotografica che ho deciso di fare appunto un video perché secondo me si capisce molto meglio tutto. Quindi partiamo subito. Allora, vi spiego un attimino. Io ho messo i lotti, quindi lotto 1, lotto 2, lotto 3. E vi dirò il prezzo nel caso in cui siate interessate. Mi mandate un messaggio su Facebook o su YouTube, non ci sono problemi. Allora, queste sono anche sull'album delle foto, però secondo me non si vedono granché dalla foto. Ve le faccio vedere dal vivo, insomma, dal vivo in video. Sono delle perline da 4 mm, vedete? Sono craquelé, quindi mezze rosa, mezze verdi. Sono molto, molto particolari. E le ha usate Federica in un suo tutorial perché le avevo mandate a lei durante uno scambio di materiale, insomma. E Federica Artigianato Gioielli, che tra parentesi saluto. Sono 100 perle e vengono 1,50 euro. Sono perle in vetro, molto molto particolari. Poi, e questo è il lotto numero 1. Poi dei fiorellini in acrilico in lusite. Praticamente vengono 50 centesimi a pacchettino, sono due coppie, quindi quattro fiorellini. Li potete usare come orecchino oppure come charms, come pendenti. Sono molto molto carini, i colori sono questi due, un rosa più chiaro e un rosa leggermente più scuro, che qui sembra viola ma non è viola. Le dimensioni sono all'incirca di 3 centimetri, diciamo. Sono molto particolari, molto molto carini, e questa colorazione così tenue io la trovo molto molto indicata per un po' per tutte le stagioni, perché insomma sono colori che si abbinano sempre. 50 centesimi due coppie. Questo è il lotto numero 2. Poi ho delle perle molto molto particolari che sono queste, effetto conchiglia. Anche di questo ho la foto sull'album di Facebook, però non si vede una cippa. Quindi ve le faccio vedere che sono stupende secondo me. Vedete, sono intagliate a mo' di conchiglia, sono molto 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 particolari, sono dei barilottini da un centimetro all'incirca. È un lotto unico, sono 12 pezzi e vengono 1 euro. C'è soltanto questo lotto qui. Poi, questo è il lotto numero 3. Poi ho delle perle in ceramica, anche questo è un lotto unico, sono perle in ceramica dipinte a mano, molto molto particolari, sul bianco e sul nero e queste due bianche. Diciamo che queste qui sono da 8 mm o 10 mm e queste sono un pochino più grandi. Il lotto è unico e viene 1 euro. Poi di cose che non ho le foto sull'album di Facebook, ci sono queste roselline in alluminio, sono queste qui. Sono veramente piccoline, sono da 1 cm all'incirca, molto molto carine, molto particolari, a me piacciono tantissimo e sono forate sotto, sono appunto in alluminio. Ogni bustina viene 1 euro, la bustina è piena zipilla, ce ne sarà più di 50 di sicuro, quindi 1 euro a bustina. E questo è il lotto numero 5. Poi, sempre roselline in alluminio, però color rosso passione, rosso Ferrari. Ci sono queste piccoline piccoline, saranno 3-4 mm, ma sono veramente molto molto carine. Anche queste sono forate sotto e le potete utilizzare per qualsiasi cosa. Io le ho utilizzate anche dentro la resina perché danno un effetto molto particolare, poi l'alluminio non si sciupa. E queste sono sicuramente più di 100. E queste vengono sempre 1 euro a bustina ed è il lotto numero 6. Poi lotto numero 7, ho questi cabochon in acrilico, però sono veramente molto molto luminosi. Allora, sono appunto in acrilico e non sono né vetro né Swarovski.
Sono tre coppie, una coppia nera, una coppia rosa e una coppia che è questo tipo black diamond. Vedete la luminosità? Sono veramente molto molto luminosi. E tre coppie, quindi sei pezzi, vengono 50 centesimi. Di questi ne ho tre lotti disponibili. Poi, sempre a 50 centesimi, lotto numero 8, queste che sono sempre in acrilico. Aspettate, ecco, in acrilico, questo color crystal, color verde oliva e un color verde un pochino più chiaro tendente al giallo. Di questi ne ho tre lotti. Un lotto unico è questo con dentro l'acqua marina, color acqua marina, black diamond e nero, anche questo 50 centesimi, lotto numero 9. Lotto numero 10 e ne ho tre lotti di questi. C'è color crystal, color acqua marina e un color topaz, veramente molto molto carini e molto luminosi. Io l'ho usati sia incastonandoli che incollandoli perché non si sciupa la parte dietro, almeno a me non si è sciupata, e secondo me per fare anche delle cosine un pochino più economiche possono essere utili. Ne ho tre lotti e ultimo lotto, che è un lotto unico, non ne ho altri. C'è questo color crystal, color giallino, e in questo color topaz. Non ho altri lotti di questo, quindi questo è un lotto unico. Tutti questi sempre 50 centesimi al lotto. Quindi basta. Quindi, ricapitolando, ora ho messo soltanto perline in vetro, acrilico, e chi più ne ha più ne metta. In un prossimo video metterò qualcos'altro, ora vediamo un attimino quello che ho da smaltire. E come sempre, qualsiasi cosa fatemi sapere, sono a vostra completa disposizione. Mi raccomando, numerosi, così faccio fuori un po' di cosine, perché insomma tanto non le uso e mi dispiace farle stare lì a sciuparsi, insomma, non ha senso. E niente, per qualsiasi cosa appunto fatemi sapere. Io sono a vostra completa disposizione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!